Bella Gianni, un saluto. Dai, io stavo a fare un videazzo, C'è un video del cazzo, lo vedremo. Buongiorno a tutti, amici dei canali. Ci siamo messi a parlare. Da Emiliano e da Il Contadino. Da Il Contadino, non so se vedete. Guarda che maglietta. C'è un trattore con rimorchio tutti i robot e qui c'è una mia caricatura, grazie a Emiliano, che si è diventato in questa, fantastica artwork. Emanuele, questa è tutta grazie, opera di Emanuele, che quel giorno quando mi ha detto, vieni qua, guarda che ho fatto per Andrea. È uguale, sono io. Mi sono affacciato, vedi che figata, dico, dove c'è Andrea? Sono io, marocchino con la barba, gli occhi piccoli. Che spettacolo. Che sto così facendo i flex. I flex. E allora, quindi, buongiorno a tutti. Allora, siamo qui in questo nuovo video unboxing più recensione di questo modello proveniente da ShowZeta, che noi come sempre vi ricordiamo di visitare, di lasciare il supporto attraverso il codice che vedete qua sopra, bla bla, solite cose. E che c'è dentro sto pacco? Perché è suo. C'è un robottone che io non avrei preso, ma sei sicuro che inquadra bene? Perché l'ho tutto sguinciato. Sì. Ok. Allora, intanto lo ricontrollo, aspetta. Lo ricontrollo, ma qua ma sta tutto a posto, sta. Sì, sorridi? Ehi. A posto. Allora, intanto sono felicissimo di fare il video con lui, perché, piccolo preambolo, in sede di recensione uno deve cercare di essere il più obiettivo possibile. È chiaro. Okay. Però l'obiettività in realtà non è che c'è sempre, perché se un pezzo sta qua è perché ci piace, se no non stava qui, no, che non è che noi siamo dei canali professionisti. Però poi toccarlo con mano è diversa la è cosa, diverso. Quindi tu poi dopo quando lo apri puoi rimanere felice, puoi rimanere scontento, puoi rimanere mediamente soddisfatto, però comunque ti piaceva, quindi una base o a livello di personaggio, a livello di ricordi o a livello di giocattolo, una base ci deve essere, quindi già quello è un minimo di pregiudizio. Dalle foto l'ho visto, è bello. Allora, dalle foto è bello. Questo qui, io quando l'ho visto la prima volta, l'ho visto su video su diversi altri canali, mi era incuriosito, perché è bello, in particolare, l'avevo trovato un po' troppo, un po' barocco, perché è tanta roba, veramente. Okay. Però c'ha anche un aspetto un po' a metà del Super Robots, ricorda per certi versi un po' i Gundam, o comunque dei robot spaziali, e per altri versi ricorda un po' invece, cioè dei real robots, volevo dire, e per altri aspetti ricorda un po' i super robots, perché non è che c'è poi tutto questo dettaglio nei meccanismi eccetera, però comunque era molto bello. Io non avrei mai preso, perché questo all'epoca usciva, a parte mi sembrava comunque troppo ingombrante, si vede dalla scatola che è un Sentinel. Ma poi tanto già lo sapete che è, perché avete visto il titolo, quindi noi stiamo a fare tanti misteri. Però all'epoca costava parecchio, questo usciva intorno sopra i 400 euro all'uscita, poi andò subito esaurito e aveva arrivato, ha raggiunto prezzi immorali. E poi dopo un po' invece su ShowZeta l'hanno messo a prezzo, è ritornato prezzo originale d'uscita, scontato del 30%, allora lì non me lo sono fatto scappare più. Ma soprattutto perché, e questo è un altro... È un altro pregiudizio che ho vedendo questo pezzo, perché un giorno ne parlavo di questo Sentinel, ne parlavo col Sensei, chiacchieravamo col Sensei e lui disse che secondo lui era il miglior Sentinel che era mai uscito a livello di ingegneria. E poi vedi come i pareri... Allora, un po' il parere suo, vanno a stuzzicare... Ma stuzzicato. E alla fine, adesso, non so se avrò lo stesso giudizio, vedendo... Ma io penso di sì. Io penso tu, di che sì. Non lo conosci per niente, sicuramente sei più imparziale di me. E quindi... Io penso di sì, perché, vabbè, quando poi mi dici prendiamo quello, lo vedo, non è che non lo vedo. Magari non vado a vedere i video, però, insomma... Esteticamente l'impatto è stato positivo, ma adesso vediamo un po' i materiali e tutto quanto. L'hanno messo sulla scatola di Warhammer, non è stato sbagliato, c'erano andati quasi di Warhammer. Ci sono andato un esercito di Warhammer. Ecco qua. La scatola è enorme, ingombrante, pesante. La scatola è grossa perché... Allora, intanto diciamo subito, è un robot componibile. Di forma di tre parti, che sono tre robot, e uno di questi tre robot poi si unisce a formare questo robot gigante.
tipo il Dayoja. Sì, praticamente sì, tipo un Dayoja. In realtà ci sarebbe un quarto componente che uscirà in seguito, che è un altro robot che si trasforma in un mega cannone, l'R4. Perché questo è l'SRX della Sentinel, che è formato da tre moduli, R1, R2, R3, che formano il corpo del robot. E l'R4 forma un cannone che però io non ho preso e per adesso sto bene così. Quindi non finisce qua la cosa? Ci sarebbe l'R4, ma è solo un'arma in più alla fine. Grossa, enorme, arma in più, però è solo un'arma. Eccolo qua. Ah, mettiamo sotto sopra? Vai, ce la fai? 1, R3. R2. Vai. Ed R1. Tanto queste scatole, se non vengono ammaccate, sì, sono tutte ferme. Non ce la facciamo. No, c'era un buco proprio lateralmente. I Sentinel a te in genere piacciono? Perché le opinioni sono un po' contrastanti. C'è chi dice è tutta plastica e chi dice sono belle. Guarda, non è tanto per il discorso dei materiali quanto per l'estetica. Allora, se parliamo di cose che non conosco, quindi lì non potrei dirti no, sì, forse. Ma per quanto riguarda invece le cose che conosco, come per esempio il Calendar Man, no. Preferisco quella monnezza dell'Evolution Toy. Che purché... Sì. Beh, perché... Calendar Man, ad esempio, è piccolino. Fatto no, ma al di là delle misure è troppo modernizzato, è troppo sì. Alterata come linea. Invece l'Evolution Toy, benché sia insomma nota a tutti per i suoi materiali scadenti, in comunque c'ha un... Io ho fatto i soldi rivisitati. E se tu vedi pure il rating, ci avevo fatto il video, è molto rivisitato. È bellissimo, però è molto rivisitato. Questo cazzo è un Gundam, no? Il primo sì, l'R1 sì. L'R1 sì. L'R2 ma proprio sputato. Pure. È un Gundam sputato questo. Sì. Vedete quello centrale? Dietro il packaging è uguale per tutti. Dietro è uguale per tutti. Poi c'è l'R2 che è questo qua, il gigiotto grosso. Quello più ciccione. Più ciccione qua. Che ricorda un po' il Guntank. Sì. Quel Gundam con i cingoli. Che pronuncia sì. Le gambe, non c'è i cingoli. Però insomma... Quest'altro per esempio è un ibrido perché di robot... Cioè, sì... Ma cioè, sembra più una nave, quel modulo astronave che gli si incastra intorno. Beh, comunque ognuno di loro, robottino, eh? Ognuno di loro ha una trasformazione. Sì, perché... infatti è un casino perché ognuno di questi si trasforma. E quanto ci mettiamo a fare questo video? Spero poco perché ce ne andiamo a fare. Chi devo far vedere tutte le cose? Pensate no. Tutte le Filippe qua. Non lo so perché siamo freschi. La cosa è lunga. Vedi, ecco l'R3, c'è il robot. E poi c'è anche quel modulo astronave che gli si aggancia, eccolo qua. Ok. Quindi c'è due modalità robotiche, ogni mezzo e poi c'è la modalità combinata. Allora, intanto sono leggeri, quindi qua tra tutte e tre, mo adesso vabbè questo pesa. Sì, questo pesa. Mo vediamo perché poi ci sono anche gli accessori. E invece il robot grande e l'SRX che esce fuori dalla combinazione di questi qua, a me era piaciuto perché... Allora, da quello che ho sentito, l'ingegneria è fatta molto molto bene, e questo poi lo vedremo. Ma mi era piaciuto, oltre alla sua conformazione, sto fatto che c'ha la testa che sembra... Hai presente le radiosveglie degli anni 70? Quelle della mattina, oppure la musica. C'ha la testa così, col display scuro, e c'ha gli occhietti verdi a display, un po' come, penso tutti voi avrete visto, Wall-E, Eve. Sì. Eve, il robottino quello bianco femminile, c'ha quegli occhietti così che... Prima, per esempio, quando io cominciai a collezionare i Chocobin, c'avevo un concetto ben preciso in testa di questi Chocobin. Ecco qua, la testa dell'SRX, vedi? E ripugnavo a tutti proprio gli effetti robot come il Big Joe. Il King Joe. Il Big O, scusa, il Big O e il King Joe, che sembrano due stufe a pellet, proprio di quelle, capito... Invece poi, soprattutto il Big O, il Big O è bello. Porca puttana, cioè è partita proprio una scimmia, capito? No, l'ho dato via per una questione di appartenenza e le solite minchiate mie che... Io del Big O, cioè il Max Factory. Quello grande. Bello.
Ma io c'avevo il GX, 48, non mi ricordo che era 40 e qualcosa. 48. Però cacchio, figo, mi comprai anche i fumetti per leggere un po' la storia, un po' alla Batman, storia, alla Bruce Wayne, che lui era un riccone, c'aveva sto robottone, anche lui c'aveva una macchina tipo la Batmobile, gli entravano in piedi. Passa un po' il... a parte che non serve, lo scollo. Sì. Lo scollo. Apriamo tutto qua, mettiamo tutto sopra. Sì. Io direi di fare un piccolo taglio e vi facciamo vedere già tutto quanto le cose messe. Ah beh no, ormai è aperto. Vabbè, tanto aprirlo non c'ho niente. Ok, allora vediamo. Scherzo, ritogliamo tutto. Classico stile Sentinel, togliamo tutte quante. Questo è un Gundam a tutti gli effetti. Almeno il design è quello. Me l'hanno. Piccolino questo, eh. Sì. Vedi proprio, cioè le armi, anche le armi sono le stesse, guarda. Sì. Sì. Ma sei sicuro che non c'è niente a che fare con i Gundam? No, che non, no, non nel senso che non c'è niente a che fare, nel senso che non so sicuro. Ah, ecco. Io conoscevo. Ah, è perché io qua dai sento puzza di Gundam. Ce lo diranno, credo, gli appassionati nei commenti. Non credo abbiano fatto una cosa così sputata ai Gundam e poi non c'entra niente con i Gundam, eh. Cioè, questo è un plagio proprio di quelli... Vabbè, alla fine Gundam è un real robot, quindi per me appassionato. Allora, questo è da assemblare il 2, eh? Qui troviamo le gambe e le spalle separate. Ah no. No, è già completo, Qui c'è anche un certificato di garanzia, guarda un po' che... adesso è un pezzo, è un pezzo con un prezzo premium, quindi... Eh sì. Guarda un po' la scatola dell'SRX completo. Madonna, che cioè, questo è quando è combinato. Sì. L'arma principale... E poi a giudicare dai personaggi, almeno questi, poi sicuramente il pezzo più grosso è quello, però non sembra che esce fuori tutto sto... chissà che... Pare di sì. Allora... tanto mettiamoli in modo che lo possano vedere. Allora, qui c'è una navetta. Beh, non so se riescono a vederlo perché... comunque dai, li facciamo vedere uno alla volta così. Questa è la sotto, il sotto blister sottocoppa di questo. Questo è l'RX2, abbiamo detto? Sì. Con tutti gli accessori, e ce ne sono diversi. Io adesso, come di consueto, sposterò il telefono davanti. Guardate sta spada qua da vicino. Poi qui c'è una basetta. Oh, qua stanno un sacco di blister. Ah, però qui sai cosa è proprio? Ah, ecco il robottino manuale. Ecco, ecco il robottino anche, sì, di questo RX3. E qui c'è la parte alla fine che... queste sicuramente saranno le gambe del robot, guarda che... Madonna che casino, qua c'è una giornata. Dare qualche roba. Ecco, questa è l'unica cosa che non mi piace. Quando mi hai detto che non era un trasformabile, ma questo è anche un trasformabile, oltre che combinabile. Pare proprio di sì. No, tu mi hai chiesto se era un Transformers. Sì. Perché quello che mi preoccupava era la durata del video, capito? Perché sì, qui... ma infatti credo che dobbiamo fare cose un po'... Allora, intanto ci vediamo fra un attimo con tutti quanti i robot disposti. Ok, sì, qui, così almeno non perdiamo tempo. Allora, Gundam. Vari Gundam. Vari Gundam, sì. Allora, ecco qua i nostri tre personaggi. Che poi combineremo, ognuno dei tre abbiamo visto prima c'è altre forme alternative, lui ad esempio diventa un'astronave, lui pure, lui no. C'è un bel arsenale già... è una specie di carro armato. Lui ricorda tantissimo l'R1, ricorda tantissimo un Gundam. L'RX-78... sì, uno dei tanti... uno dei tanti, sì, ma io penso che comunque, guarda, almeno evitiamo di fare grezze, no? Sì. C'hanno a che fa con i Gundam, appartengono a qualche... io i Gundam non li conosco. Non conosco la storia. Perché in collezione avevo l'unico Gundam che poi ho preso te, che è l'RX-78 e basta. Per cui c'è un mondo dietro ai Gundam che non finisce mai. Comunque abbiamo avuto occasione di maneggiare l'immensità di pezzi che hanno questi tre, perché ognuno di loro esce con tantissimi accessori. E non vedremo le trasformazioni intermedie perché questo ci va montata tutta sta roba qui.
che gli tempi sarebbero immensi, andrebbero fatti una volta, no, e poi la versione combinata. Facciamo vedere solo la modalità finale. Tutta questa roba qui andrebbe agganciata a lui. Allora, ognuno di loro ha la sua basetta per poterli esporre in modalità dinamica, perché hanno un'eccellente posabilità e è possibile veramente metterli in pose volanti con le pistole. Poi le articolazioni, ho notato, sono molto rigide, quindi mantengono sì, bene il peso, perché nonostante questo... siano cioè il peso sia sproporzionatissimo, perché sì, hanno tutti e tre dei carichi sulla schiena allucinanti, delle solide articolazioni, quindi tengono perfettamente, sono ben bilanciati, perché per esempio questo c'ha un sacco di roba attaccata addosso, sì, eppure però è perfettamente sta. Vabbè, pure basso, largo, tosto, sì, appunto, cioè, questo fatti... sul terzo bisogna giocare un po' sui baricentri, perché c'ho i tacchi e non so perché abbiano messo i tacchi. Vabbè, non so perché, magari ovviamente l'anima, che sai. Boh, non lo so, comunque c'ha veramente i tacchi, poi vi facciamo vedere da vicino. Guarda che non è escluso che sia una fembot, eh? Perché, è possibile. Perché lo sai che se tu guardi le anche forme. Le forme, è probabile, sì, è probabile. Questa è una femmina, questo è il belloccio della situazione. Sì, la classica stereotipo, sì, dei cartoni animati giapponesi. Questa Zinger, c'è, cioè, sì, quello cicciotto, quello intelligente... o introverso, e quello caciarone, che è generalmente cicciottello, sì, è corpulento, comichette, e a forza se c'è la donna, insomma, sì, sì, più o meno è sempre quella la casistica. Diciamo. Usando anche la stessa dinamica di colori, poi, in linea di massima, più o meno, E sono sempre quelli dell'onda KRC, rosso, bianco e blu, esatto. Sempre quelli. Comunque, allora... Che dire, non li conoscevo, abbiamo avuto occasione di maneggiarli e l'impressione è come qualità positiva, perlomeno da parte mia, c'è un'ottima verniciatura. Materiali top, buone. Materiali top. Allora, c'è molta plastica, Però, ma come buone. Fai a fare una roba, i Gundam non esiste, cioè il Gundam è plastica alla fine. Vabbè, in genere c'era l'endoscheletro in metallo. Sì, ma i Gundam nascono come model kit alla fine, poi dopo sono stati fatti metal build e quindi è stato inserito l'RX-78, ma poca roba, perché sennò i Gundam sono tutti model kit. Però comunque hanno il loro hanno le articolazioni in metallo, hanno diversi giunti in metallo, questo c'è il metallo, tutti quanti i giunti che reggono i cannoni, e ha un sacco di giunti, tra l'altro possono essere veramente molto mobili. I dettagli sono molto accurati, poi facciamo vedere i visi da vicino, ci sono dei dettagli proprio di pochi millimetri verniciati perfettamente, la verniciatura... No, il materiale è ottimo. Ci sono anche delle belle gimmick, ad esempio questo c'ha le armi, che adesso l'ho messo in posa del pistolero, ha il cilindro rotante, cilindro e l'arma. Vedi, questi sono dettagli che comunque fanno la differenza, Piccole cose, però realizzate molto lui bene. Lui ha i cannoni che poi credo siano alla fine i pugni del robot finale, che vengono capovolti e inseriti all'interno di questi che cannoni. Poi sembra, cioè la luciatura è molto bella, sembrano di metallo a vedere. Sì, hai visto prima quando ti ho detto che ti ho fatto vedere un accessorio che sembrava di metallo, invece è tutta plastica. Quindi... Se questi li metti lì in vetrina, accanto al jet, no, sembrano di metallo. Sembra metallo. Sembra metallo. Lo stesso blu, la stessa brillante. Sono belle plastiche perlate. Sembra metallo, sì. E l'unica cosa che non mi è piaciuta è l'attacco e stacca di praticamente ogni cosa. Okay. Perlomeno finora, Può darsi adesso andandoli ad sarà assemblare. Sarà una loro caratteristica. Sarà. Probabilmente nell'anime sta roba gli viene lasciata da qualche... veicolo, da qualcosa, non lo so, se c'è un anime poi. Non ne so niente, ma qui c'è un attacco e stacca proprio anche, ad esempio, per cambiare le mani. Vengono forniti con delle mani molto piccole, che so, probabilmente quelle di trasformazione. Vabbè, anche i Chocobo, sì, alcuni erano così, il Trader G7 c'ha lo stesso sistema di quello che abbiamo visto prima. Però non è che tu togli la mano col ball joint e ne metti un'altra più grande, sì, o posata. Tu togli tutto il blocco dell'avambraccio, togli il cappuccio, togli il blocco dell'avambraccio, metti un altro blocco dell'avambraccio con un altro intarsio, che non è tondo ma è a T, poi ci rimetti, rinfili tutto. Perché quelle sono le mani destinate all'esposizione dei singoli, mentre invece quelle che montano di default sono per la trasformazione, ammesso che ci sia, perché credo che comunque vadano a scomparire. Hanno del performing. Hanno del performing. Perché questa, ad esempio, c'è tutto un muso d'astronave, poi per il resto si trasforma, si richiude, cioè è proprio trasformabile, oltre al performing per fare il muso dell'astronave, questo qui.
Lei, credo, lei. Beh, ormai è una donna, dai, sì, ormai... Poi magari no, però oggi è una donna. Cioè, i tacchi, su, dai, ragazzi, sì, dai, su. Dai, non può essere, non mi dite che è un uomo, perché se no non ci siamo, eh. Quindi, questa è una donna, cioè i tacchi. Ma come linea, vedi, esile, questo per esempio è già un po' più... Sì, no? Opaci, più grossi, di grassi, sì, più grossi. Sicuramente è una donna. Però sto fatto dell'attacco e stacca, la cosa che non mi piace è che ora sono nuove, quindi attacchi, stacchi, metti, stacchi. Magari mentre lo vai a posare qualcosa di cade, ma io temo, può darsi di no, se parlassi di qualità no, però trasformandoli magari qualcuno di quei pernetti che si infilano si va a logorare e quindi poi dopo te si smontano in mano quando li maneggi. Ma guarda, io non lo so, c'è da vedere un attimino come è strutturata l'unione dei tre. Anche perché poi una volta messo in quella modalità così rimane, sì, cioè sì, non è che gli crei una posa, ma non credo comunque, sai, perché è probabile che pezzi andranno a sostituire altri pezzi. E... mi sembra fatto troppo bene ingegneristicamente di materiali, quindi non credo che vada incontro a questo tipo di problematiche. E allora direi fargli vedere da vicino. Dai, li facciamo, li avviciniamo e poi li trasformiamo. Allora, guarda che ti ripasso io. Lui, sì, per primo, uno. Ok, uno. Andiamo per ordine. Il capo, generalmente l'uno è sempre il capo del gruppo. Allora, ecco, stiamo qui perché se no, aspetta che... Devi fare doppio clic per la porta. Ok, ok. Ricordami dopo di rifare il... se no andiamo fuori fuoco noi. Allora, questo è il primo. Le articolazioni, vabbè, manco a dirlo, ci sono tutte e sono posabilissimi come classico stile Gundam. Sì, ma poi il bello è che anche tutti quei pezzi aggiuntivi sulla schiena o sulle spalle o sulle cosce li puoi orientare come vuoi per seguire la posa. Tipo, ne so, qui puoi alzare lo spallaccio mentre alzi il braccio e questo qui lo allunghi, lo sposti, gli fai seguire il movimento della spalla. Il peso di quello? Cioè che ci siamo? Allora, già che ci siamo, qui abbiamo una tara di 167 grammi, quindi togliamola. Azzeriamo, no, col zero, ok. Vedi che significa far contadino? Se no frego i clienti. Ok. Cominciamo a fregare. Allora, qui siamo a 119 grammi. Per quello. Il 2, R2. Guarda che bello il colore metallico. Questo è bello massiccio. È quello che mi piace di più. Sì. Insomma, a me sti gigioni... Ecco, come vedete c'è sta ambaradam attaccato dietro la schiena che non gli va per niente a compromettere la posabilità. Questi piedoni. Vediamo un po'. Ci vede prima qui. Sono molto divisi. Sono proprio delineati. Addirittura l'R1 ai lati della testa, vicino alle tempie, c'ha dei cannoncini. Dei piccoli cannoncini metallizzati. Quale? Questo qua. Ah, ok, questi. Sì. No, sono molto curati. Vedete? Nei dettagli. Vedete? Sì, sì. E poi abbiamo l'R3. Tieni. Andiamo qua. La ragazza, sì, ma questa è una donna, dai. Questa è una donna robotica, non lo so, qualcosa del genere, perché c'è i tacchi su. Da che tacchi che c'è? C'ho proprio le linee, poi. Sì. Sembrano anche le gambe, no? Con queste cosce. Sì, è più gracile e più slanciata. Vabbè, le femmine robotiche ultimamente sono state... No, ultimamente, già dai tempi, perché vedi Venus, Afrodite, anche nei... Juno. Nei film più recenti come Pacific Rim c'era Atina. Anche lei c'ha i cannoncini sulle tempie. Allora, sì? Un po' più piccoli, ma sono fatti benissimo. C'è il bordino argentato. Cioè, sono dei dettagli che sicuramente non si riesce... il buchino nero della canna. Neanche a mettere a fuoco. Vediamo un po', prima facciamo... zoom. Ecco, vedete questi cannoni qui, esattamente qui, cioè sono microscopici,
Adesso passiamo di qua. Guardate. No, no, ma i materiali, le sculture, top. E va bene, allora direi di mettere... Sì, adesso facciamo un altro stop perché lavoriamo sulla combinazione. Ah, ci vediamo tra poco. Hey! Duvalli! Allora, cosa dire? Beh. Cosa ne pensi? È bello. Poi ti dico io la mia. È bello. Mm. Ma è un gumpla. Allora, i gumpla, chi colleziona i gumpla, chi fa i gumpla, in genere fa solo quello. No, non è vero. Beh, vabbè, cioè, contro il lobby del modellismo, proprio del vero modellismo, come pure chi fa i carri armati, che ti piaceva montarlo, dipingerlo, farci la guiderizzazione, farci i diorami, eccetera, eccetera. È un conto lobby del collezionismo dei modelli già fatti. Uno li compra, li mette lì, se li guarda, si rimette. Ma questo non è un modello già fatto. E non è neanche un semi già fatto. Cioè, qui ci abbiamo messo quanto? Una cifra. Sì, è vero. Forse la prima volta, lo fai una seconda volta. Ma sapete che ne penso io? Dai. È una merda proprio. Dai. Una merda proprio. Tanto che persino Darwin ne scrisse. Anzi, essere precisi, ho detto che è una merda proprio. Ah no, perché avevo letto chiaramente. E si sono sbagliati, lo so io che ho detto. Una merda. Ah, e vabbè, non ti cazzo. Una merda di animale. Una merda proprio. No, vabbè, no, è bello. Allora, è i materiali bello, sono... fa un effetto della Madonna in vetrina, è bellissimo, lucido, splendente, verniciato bene. Ci siamo scoglionati. C'ha gli occhietti qui che quando prende la luce si vedono gli occhietti che si illuminano. Però ti fa passare la fantasia. No, vabbè, c'è stato lo scoglionamento dovuto al fatto che stai lì. Ecco, se, perché loro, poi... se noi avessimo, come fa appunto Potere Robotico, nella scheda finale, valore incazzatura, l'incazzatura è massima, cioè volate madonne di tutti i generi, perché... Volati i pezzi e le madonne, sì, perché poi sì. Unisci una cosa, se sminchia un'altra. Questo è tipico di sti attacca e stacca, poi, Che è quello, cioè, a me è piaciuto, mi piace molto la verniciatura, mi piace l'aspetto, mi piace il pezzo in sé, è imponente. Poi alla fine è arrivato circa un chilo, tra tutti quanti i pezzi passando vari. Passando qua, a basetta rotante, lì. C'è un performing estremo, perché... Cioè, a me l'ingegneria non è piaciuta per niente, perché... Intanto non è solo un attacco e stacca, ma un vero e proprio puzzle. Avete visto i puzzle 3D dei dinosauri che vendono su AliExpress? Ecco, è un puzzle. Voi avete i pezzi, i C3 robot, li dovete smontare completamente a pezzetti, poi riassemblare tutti i pezzetti, e non basta, perché poi c'è un performing enorme, cioè le gambe è tutto performing, sì. Le braccia è tutto performing. E qui in mezzo nel corpo avete i tre robot che non si sono trasformati, ma si sono smontati e rimontati diversamente. E poi ci sono delle parti che ci hanno fatto bestemmiare parecchio. Ma c'è una cosa peggiore di tutto questo? Le istruzioni. Certo. Le istruzioni fanno schifo. Le istruzioni, c'è un pezzo in cui magicamente spariscono le gambe di un componente. L'R1 ti fa staccare le gambe, quindi tu dai per scontato che quelle gambe le devi togliere, sì, poi le riattaccherò a metà trasformazione, riappaiono, ma poi dopo per metterle però fai un culo della Madonna, quindi le istruzioni, cioè, proprio fanno cagare. E una volta poi che hai finito di bestemmiare, una volta che hai finito l'incazzate per montarlo, sì, poi alla fine, bene, alla fine eccolo, il risultato finale è questo. È un bel pezzo, soprattutto per chi ama questo stile. Allora, guardandolo da vicino, è bello soprattutto da lontano, perché guardandolo da vicino si vedono tutti i pezzi dei robot. Cioè, qui dietro ci sono le gambe dell'R3, qui ci sono le gambe dell'R2, qui ci sono le gambe dell'R1, qui c'è il braccio dell'R2, questo. La spalla dell'R1. Mm. Si vedono, sta tutto quanto accroccato. Ecco... Qualcuno direbbe un accrocchione, è un carrozzone. È un carrozzone che comunque poi, se uno dimentica tutto il lavoro fatto, è bello, da vedere è bello. Ve lo faccio vedere da vicino. Allora, eccolo qua.
anche la giocabilità lascia il tempo che trova, perché se è frustrante, se cominci a cercare di trovargli una posa un po' più dinamica, no, ti rimane non il braccio in mano. I piedi non hanno molta mobilità, ho notato soprattutto l'inclinazione laterale della caviglia, quella che ti permette di aprire più le gambe, cioè più di così non le puoi aprire. Se gli vuoi dare una posa action un po' più con le gambe aperte, non lo puoi fare perché i piedi, questa è l'escursione laterale massima. E questa è una cosa che dispiace un po', perché se fosse un trasformabile autonomo, diciamo, allora ci sta che per la trasformazione visto che mi fai l'attacco e stacca, fammelo come si deve, no, cioè, ma visto che le gambe sono tutte performing, potevi fare meglio a livello di articolazioni quantomeno, perché le gambe sono dei pezzi assolutamente a sé, cioè praticamente metà di sto robo qui è un performing. A sto punto viene in mente il Devastator con quel kit lì. Quello c'ha tutte le gambe performing, o lo Zetatoys e il Superion, che è tutto performing. Ma lo posi però. Ma è fatto bene. Lo posi, sì, capito? Sì, sì, sono solide, rigide. Mi piace un sacco questo dettaglio qua, però devo accendere il flash per farvelo vedere. Quello degli occhietti. Ah. Allora, ecco, vai un attimo. Allora, qua compaiono gli occhietti a seconda di come ci arriva la luce. Non so, riesco a farveli vedere. Vabbè, pieno di ditate perché abbiamo maneggiato troppo, comunque. Ecco, così, di sguincio si vedono. Se c'è la luce di sguincio si illuminano gli occhietti all'interno del display. Ecco, li vedete? Vabbè, nel complesso comunque è appariscente. In vetrina sicuramente fa una bella figura, poi con tutti questi colori onda HRC spiccano. Però ecco, ingegneristicamente è un po' deluso. Parecchio. Non mi aspettavo sto pazzo. Cioè, non c'è. Smonti un Lego, e rimonti. Smonti. Esatto. È come un Lego. Come un Lego, a tutti gli effetti. Cioè, qui di ingegneria che c'è stato? Semplicemente credo sull'R... Ecco, queste sono le gambe dell'R2 ripiegate. Sull'R2 che sono state avvolte in questo modo. Le gambe dell'R1 ripiegate. E basta, perché... E poi è talmente instabile che loro hanno dovuto progettare dei pezzettini accessori che vanno montati ovunque. Ad esempio, qui c'è una traversa di ferro che unisce le due parti e dà stabilità. Qui sopra c'è un'altra traversa di ferro che unisce. Qui di lato ci sono degli altri pezzi che agganciano e bloccano. Cioè, mano a mano che montate dovete aggiungere dei pezzi per dare stabilità e bloccare i pezzi vari. Comunque, vabbè, verniciatura eccellente. No, vabbè, i materiali, da quel punto di vista, qualità di materiali e verniciatura è molto buona. Rispetto a quel che era, un Transformers, quello che avevamo visto, che pareva che ci si smontava nei... Sì, vabbè, ma quello costava 100 euro, era grosso come questo, costava 100 euro. Questo è uscito che ne costava più di 400. No, ma non li vale assolutamente, assolutamente. Forse perché ti danno queste tre scatole, no? Con tutta sta roba. E lì costava, ogni pezzo costava intorno ai 170. No. Quindi tutto quanto lo andava a pagare, se lo prendeva a pezzi andava a pagare 500 assolutamente euro. No, assolutamente no. Quindi, poi tra l'altro, vabbè, per noi è un soggetto che non è... Poi ecco, ripeto, se c'è l'appassionato e di questo modello c'è solo lui, allora è un'altra cosa, perché chi lo conosce... Qua abbiamo le pistole che sono rimaste così, non so per quale motivo, a che servono. C'è anche un pistolone da montare. La spada, per esempio, non riesce ad impugnarla. No, allora, questa è l'unica cosa che potete fare con la spada in mano. Perché se volete fargliela tenere così, per esempio, non ce la fa, perché non c'è un peg che ferma il manico alla mano, ma dovete contare soltanto sulla morsa delle dita che non c'è, inesistente. Non c'è. Quindi, no, altrimenti vuoi metterla piantata, no, ecco, a terra, c'è la basetta che ha un apposito supporto per mettere la spada esposta accanto a lui. Sì, ma io la spada lo devo mettere in posa, lo voglio mettere con la spada come se vuole sferrare un colpo, ma non si può fare. E vabbè, allora quindi rimetto il telefono a posto e ci saluto. Vabbè, e quindi conclusioni. Bello ma non balla. Bravo, esatto, sì, è bello proprio per appassionati. Ma per gli appassionati. Io per esempio, se dovessi prenderlo semplicemente perché l'ho visto così e carino, no. Allora, io l'ho preso soltanto perché era uno scopo eccezionale, se no non l'avrei mai preso. Aspetta, adesso dicono, ma come sai e come ti ho raccontato diverse volte, se mi era capitato 2 anni fa,
Sì, vabbè, forse dovremmo parlare. Ero in quel periodo ma in non cui. Credo, perché io pure so che adesso in questo periodo, però sono stato. No, cioè, c'è stato. Senza un questa occasione non l'avrei. C'è stato un periodo che gli giravo un po' dietro ai Gunpla, insomma, al concetto del Gundam, no? Il periodo in cui presi la RX-78, stavo vedendo anche il nemico, quello classico, là, non mi ricordo neanche come Zazabi. Si chiama. E ah, quindi. No, Zazabi. Zazabi è. Dell'altro. Vabbè, mo non mi viene quei robot nemici sì, sì, sì. Del Gundam che uno è verde e uno sì, è rosso. Il rosso è quello da aver. Non mi vengono i nomi. Comunque, quindi c'è stato anche quel periodo. Poi è chiaro che comunque nell'universo Gundam ce ne stanno talmente tanti che poi alla fine sembrano tutti uguali. Pannellature molto simili, ste punte. Quindi in linea di massima stiamo. È per appassionati, basta. Per appassionati. Va bene. E quindi con questo. Poi fateci sapere se. Gigante. Anzitutto se lo conoscete. Se vi piace, se avete notizie in più in merito, i commenti sono aperti. E quindi con l'immagine di questo gigante sulla piroetta. A mano, perché la corrente ce l'hanno staccata. Vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video che spero sia più divertente per noi, esatto. E meno frustrante. Esatto. Un saluto. Ciao a tutti.